Buongiorno e bentrovati al salotto acquatico di Swim Biz. Beh, oggi è un onore, siamo al mondiale di pentathlon a Roma con il grandissimo, insuperato, insuperabile Daniele Masala. Buongiorno. È troppi elogi, troppi elogi. Buongiorno a voi tutti. Beh, sono passati 30 anni esattamente. Sì. Tu qui a Roma hai vinto un mondiale e sì, due anni dopo l'Olimpiade. Beh, insomma, sei stato un grandissimo. Beh, sono stato anche un po' fortunato, voglio dire, perché vorrei ricordare che tutte le competizioni comunque, se non c'è un minimo di fortuna, non che abbia vinto per fortuna, ma non ho perso per sfortuna, c'è una distorsione, una caduta da cavallo o qualcosa, quindi io sono sempre molto con i piedi per terra, cioè la vita è questa. È andata bene, ho avuto due grandi, grandissime soddisfazioni, 30 anni fa, purtroppo aggiungerei. Però bellissimi ricordi. Ti mantieni, che è una meraviglia. Sono 4 kg sopra il peso forma. Ammazza, devo dire. Sei bello leggerino comunque. Sì, 68 kg. Senti, parlando di acqua, io mi ricordo che sì, tu hai, diciamo, il pezzo forte di tutto quanto il quintetto era proprio il nuoto, se non sbaglio. No, perché tu provieni dal nuoto. Io provengo dal nuoto, possiamo dire. Sei della famiglia. Beh, sì, insomma, io vanto, tra virgolette, un secondo posto agli assoluti nei 400 misti nel 1969, agli assoluti estivi. Io avevo un anno, tu vincevi 400 misti. Complimenti. Esatto. Questo... No, non vincevo, vinse Mauro Calligaris, io secondo, terzo Franco Chino. Il compianto Calligaris. Sì, Mauro, un amico. Che ricordiamo. E quindi provengo da... Cioè, il nuoto è stato il mio primo amore, il mio vero sport. E quello che ti ha permesso di fare anche la differenza, se non sbaglio. Assolutamente sì, soprattutto all'inizio. Passati una decina, 12-13 anni, chiaramente le nuove leve, le nuove generazioni andavano più forte di me nel nuoto, ma io ho avuto la fortuna di specializzarmi moltissimo appunto nelle prove tecniche, cioè l'equitazione, la scherma e il tiro alla pistola, che erano, diciamo, appannaggio mio quasi tutte le competizioni, per fortuna, quindi mi permetteva di prendere quel vantaggio, per cui nella corsa soffrivo un pochino, ma poi magari riuscivo a vincere, ecco, qualche gara l'abbiamo portata via. Senti Daniele, tu rappresenti una generazione di normotipi, normodotati, no? Ma adesso sono tutti quanti belli, grandi, è cambiato lo sport, sì, in generale. È cambiato lo sport, anche se vorrei ricordare che la persona che arrivò seconda alle Olimpiadi, Svante Rasmussen, era 1,88 m, proveniva dalla nazionale di nuoto svedese, aveva già partecipato agli europei nella 4% stile libero, quindi era un fior di nuotatore, un fior d'atleta. E io ho gareggiato con persone alte, 1,90 m e rotti. Che adesso però è un po' la media nel nuoto. Adesso è un po' nel nuoto la media. Nel pentathlon non è poi così vantaggioso essere così alti, perché non dimentichiamoci che comunque c'è un'equitazione, che insomma, una persona molto alta, molto pesante, un po' infastidisce il cavallo. Se portasse sulla groppa un pezzo da 90, come dire, appunto, un corazziere. Diventa già più un problema. È un po' più difficile, sì. Senti, poi prima, scusami se ti interrompo, prima il pentathlon era un po' più complesso da un punto di vista così dell'impegno, cioè l'equitazione era un po' più severa e quindi valeva molto la prova di equitazione. Senti, a margine della tua attività professionale, tu sei professore universitario, insomma, sì, segui un bel po' di progetti, mi pare, in giro, sì, per sì, il sì, mondo. Molto, sì. Ma segui il pentathlon e il nuoto poi nello specifico? Perché... Ah sì sì sì, no, io devo dirti che seguo un po' tutti gli sport proprio perché lo faccio per e mestiere. Come la, no? E come la vedi questo nuoto olimpico da cui ci si aspetta tantissimo, Pellegrini e soci? A me certo. Ciao gli amici degli gli anni amici passati che passano. Che sto... che passano e mi salutano, un grande pentatleta degli anni 80. Beh, dunque, cosa penso? Penso innanzitutto, penso bene, penso in positivo, perché così bisogna essere nello sport, nella vita in genere, ma nello sport in particolare. Io penso che ci possono ancora essere grandi soddisfazioni. Vedo i giovani, vedo quindi un'alternanza di nomi, sì, e questo sono, è fondamentale. Ce ne sono parecchi, quindi sì, vuol dire che c'è un fermento. Che c'è. Siamo una nuova generazione, voglio dire. Un esatto, tempo gli italiani erano santi navigatori, adesso esatto, sono anche nuotatori. 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 Per fortuna. E questo è bello perché vuol dire che il movimento è vivo. Ora, a prescindere dai risultati, no, che arriveranno, sicuramente arriveranno, ma non abbiamo la sfera di cristallo, quindi non possiamo dirlo, possiamo spiegarlo. E facciamo il tifo naturalmente, cioè quello che è importante, vedo che c'è questo grande entusiasmo, questo grande movimento, e questo è una lode che bisogna fare al movimento del nuoto italiano, insomma.
Senti, in chiusura per salutare gli amici di Swim Biz, ricordiamo che tu invece sei impegnato a giugno in una grande operazione a scopo benefico, che lo staffettone natatorio, tu sarai capitano di una importante squadra. Non so se è importante, sicuramente di una squadra, parliamo di una competizione. Che poi è tutto benefico, però è sempre competizione, perché gli amici la prendono sempre con... Sì, però magari spieghiamo, è una staffetta... Non la classica 4x, ma è 50x, e per 50 non si intende 50 metri, si faranno 50 metri, ma sono 50 atleti per 50 metri, 6 staffette, quindi 300 persone dei vecchi tempi, ma anche dei nuovi tempi. Quindi... Boggiato tra gli altri, Guarducci, Battistelli, Lalle, io, Lalle, insomma. Un bel gruppone. Un po' molto maschilisti, tutti i capitani sì, uomini. Mancano un po' le donne, un consiglio. Sì, qualcuno ha detto no, magari, però insomma sarà ben accetta a fare il capitano della squadra, voglio dire. Però ci saranno tantissime ragazze dei nostri periodi, degli anni 70-80, che nuoteranno, faremo questi 50 metri. Bisogna pagare giustamente una quota per partecipare, perché tutto va in beneficenza. Anche se Acquaniene ci offrirà tutto gratuitamente, ma tutto quello che si racimolerà, che si raccoglierà, verrà dato in beneficenza. E questa è una cosa bellissima. Ancora una volta riusciamo a dare delle cose, dei sorrisi, possiamo dire così, facendo sport. Secondo me lo sport equivale a sorriso. Grazie Daniele Masala, grazie al Pentathlon, grazie al nuoto e alla prossima con Swim Biz. Grazie a voi. Ciao. Ciao.